La legge finanziaria e il bilancio di previsione per il prossimo anno sono pronti ad iniziare il loro percorso in Consiglio regionale. La Giunta, su proposta dell'assessore alle finanze Sandra Savino, ha approvato i documenti che nelle ultime settimane sono stati illustrati anche alle parti sociali. Il bilancio 2010, che pareggia 4,3 miliardi di euro, risente del pesante calo di entrate che la Regione ha dovuto registrare in seguito alla crisi economica internazionale che ha coinvolto settori produttivi e famiglie anche nel Friuli Venezia Giulia. Le scelte fatte dalla Giunta regionale e proposte ora all'esame del Consiglio mettono comunque in sicurezza i settori della salute, della protezione sociale e del lavoro. Stiamo facendo una finanziaria di responsabilità, ma una finanziaria che deve dar fiducia ai nostri cittadini. Il momento è difficile, questo lo sappiamo tutti, le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti, però noi siamo riusciti a recuperare importanti risorse dallo Stato e le metteremo in circuito per dare sicurezza, da un lato ai nostri cittadini che non devono sentirsi abbandonati e lasciati soli, alle famiglie che magari sono in cassa integrazione, in mobilità e che sosterremo, e dall'altro noi dobbiamo assicurare i servizi e dare sviluppo all'economia, perché l'economia è quello che garantisce le possibilità di sviluppo di questa nostra comunità e quindi le risorse. Non è facile, ma insomma siamo sulla strada buona e corretta e credo che con la ripartenza dell'attività economica che prevedo nei prossimi mesi potremo contare una primavera di più fiducia rispetto al momento attuale. Ci sono presupposti positivi e noi lavoriamo su questo. Questo bilancio della regione deve essere gestito come si gestisce una famiglia, come si gestisce un'impresa, cioè nei momenti difficili si fa in modo che le risorse non siano sprecate. Non un euro di questa regione deve essere sprecata, deve essere indirizzata da un lato a sostenere i più deboli e dall'altro mettere in moto l'economia. È questo che faremo, ma io voglio utilizzare anche questo passaggio per dire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia che le prospettive sono in ripresa, che ci sono possibilità di farcela e soprattutto di avere fiducia in una regione che ha dimostrato nei tempi difficili di sapercela fare. Ce la faremo anche questa volta.